andiamo a vedere. Benvenuti a Vivi Giappone, oggi parliamo di Gashapon, ovvero le sorpresine giapponesi che si prendono dalle macchinette. Bando alle ciance, vediamo perché è un negozio strabiliante. Via! Tutti i vari Gashapon. Vedete, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, One Piece, Sailor Moon, Kimetsu no Yaiba, Avengers, Super Attack praticamente. I cestini, scalpelli, ragazzi. Io voglio sapere chi li crea questi. Bellissimi. Tutti gatti e cani. Pure qua sotto la zona, proprio questa è la zona gatti e cani. Vedete? Il maguro con tutte le parti spiegate per bene. I pinguini. I pesci abissali. E una quantità di roba. Vedete? Gli insetti, i vari kabutomushi. Sì, probabilmente il creatore dorme dal lavoro e mangia solo a combini fino alle 2 di notte, è vero? Uccellini così. Addirittura le balestre. No, oh, questo per lanciare gli elastici. Questo, ma questo è d'arresto, ragazzi. Guardate, le pistole, i fucili. C'è di tutto, ragazzi. Una cosa. Che è questo? Terribile, una cosa cyberpunk. I barili che cazzo è questo che è? Queste sono per bruciare la roba, incredibile. Le trombe, gli strumenti musicali, caldaie, sì, strumenti musicali è ancora ok. Beer house, questa vabbè per le bambole praticamente. Il sandwich maker, le fornaci, è vero. Scopettoni. Madonna, ma è eccezionale, tutti gli attrezzi per fare la pasta, i distributori. La carta forno, condizionatori, il dietro dei condizionatori, questa è la parte dietro dei condizionatori, la mini cucinetta. Questo è il dinosauri snodabili. Dinosauri snodabili, tutta la parte di dinosauri, belli questi, molto belli questi, incredibile. Però beh, queste insegne antiche, vecchie, invecchiate, cuoci riso, le bottiglie di Coca-Cola, gli accendini, cose di gli accendini, i fiammiferi. Non finisce più, ragazzi. Le birre vecchie, le antiche bottiglie di birre. Tutto a tema, vedete, questo è il Poshowa. Una Sony Romani sarebbe il top. Le aragoste. Le spa, eccole. Le katana che si tolgono. Questo è al padre di Chiaro. Il set di Shodo. Completo. Ma questa è la puntata del. Queste sono tutte. Guardate, templi, castelli, tutto. Al Magnotta la presi e te la pagai. Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen. Questo non so. Jujutsu Kaisen. E praticamente sì, questo è tutto Jujutsu Kaisen. Questi sono tutti gli stamp di Line, se c'avete Line lo capite. Sono tutti i personaggi dei vari stampini di adesivini di Line. Se vedete. Ciao il Mako. Addirittura Kanojo Okarishimasu. Vedete, rental Kanojo addirittura. Questo è tutto quello di Kimetsu no Yaiba. Tutto l'angolo di Kimetsu no Yaiba adesso. Guardate. Tutto Kimetsu no Yaiba. Sono troppi, raga, io non mi rendo conto neanche io. Quindi Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Kankole forse è un po' vecchiotto, però ci sta un po' di tutto, ci sta Sailor Moon, tutta la zona di Sailor Moon, vedete? C'è Kirby, tutti i Kirby, guardate che carini. Jojo. Ci stanno pure Jojo Super Deformed, niente male. Inuyasha, questo è il modello che si riempirete,
La pallina stessa è l'armadillo. Ragazzi, si trasforma anche poi in altri animali, vedete, tangomusci e bagarozzi vari. Gundam però non l'abbiamo visto, è strano, eh? Kingdom Hearts. Però questi sono quelli brutti, sono, non so, le action figure. Kingdom Hearts, sempre Kimetsu no Yaiba. Non so che prendere, ragazzi. La carta da forma. Che prendiamo? Qual è la cosa più figa? Forse l'armadillo alla fine, eh? Guardate che fighi, Kongori Kishi. Eh? I protettori del buddismo. Dinosauretto? Dinosauretto, questi erano fighi, eh? Facciamo questo? Guarda pure questi, è fighi. Però il dinosauro effettivamente è molto normale. 7 per scrivere, sì, prendiamo le due. Prendiamo il set, è una bella idea, e la katana, eh? E così sono due? Ci sta, 300 e 200 yen, vai. Facciamo. Qua tre. Ok, era rimasto. Ok, uno. E questo qua. Andiamo a vedere. Quindi ragazzi, questi sono i due gashapon che abbiamo preso. Ve lo faccio vedere nel post credit, quindi rimanete un altro po'. Nel frattempo vi ringrazio per avermi seguito, iscrivetevi al canale Viola anche, su YouTube, su Instagram, lasciate un messaggio. Come sempre, avvi in Giappone è tutto. A frattempo. Questo è l'unboxing. Apriamo prima questo, il set della spada. Poi buttiamo tutta la plasticaccia. Vediamo un po'. Vediamo un po' cosa troviamo. Diventate follower intanto, eh? Guardate. Come si apre qua? Ah, ok, c'è. Vediamo un po', plastichina, che pacchianata, guardate, questo te lo metti pure sulle chiavi, guardate, aspettate, eh. Vedete, questo 300 yen sta stupidaggine. Taglia, esatto, com'è? Quando chiedevo al papà di Cipa. Mettiamo qui. Questo è il set per la scrittura. Non è male, non è male. Vediamo un po'. Come ricchino, sì. Vediamo un po'. Siamo quasi diventati a 400, eh? Apriamo. Questo è molto più particolare. Vediamo un po'. Molto bello. Apriamo. Era meglio il dinosauro, vabbè, ma questa è roba più giapponese. Vedete? Questa è la scatola. Apriamo anche la scatola. C'è tutto. Sì, pochissima plastica, vedete, c'è il pennello, che è un vero pennello. Se vedete, c'ha le setole. Non so se riuscite a guardarlo. Poi questo è il bunchin, quindi il peso del fermacarte. Ragazzi, io ho fatto un video eccezionale, se qualcuno lo condivide, ho fatto un video eccezionale su questa, sull'arte della scrittura giapponese, ho fatto un video eccezionale con una mia amica che ci ha spiegato tutto, anche tutte queste cose nei dettagli. Vedete, questo per esempio è l'inchiostro,
ragazzi, l'inchiostro. E questo è la dove si mette l'inchiostro, dove si quello è l'inchiostro duro, diciamo, secco, e qui invece si rende il nuovo inchiostro liquido. Corso di calligrafia, esatto. Cato, non c'è la carta, forse, controlliamo un po'. Vediamo un po', tanto richiudo. Grazie Dank. No, purtroppo non c'è un mini coso di carta. Peccato. Quindi questo è il doppio set.